Ai microfoni della CBS, la coppia, trasferitasi a Los Angeles un anno fa, spara a zero sui parenti coronati. In particolare, la duchessa sostiene che non solo non fu protetta dalla casa reale britannica, ma che le persone che vi operavano desideravano mentire per proteggere altri. In avvio di intervista, Meghan tiene a precisare subito che non sono stati pagati per la conversazione con la famosa conduttrice americana. Una delle dichiarazioni più forti riguarda anche le accuse di razzismo. Nei mesi in cui ero incinta di Archie, riferisce Meghan, ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. Lamentandosi con Harry, non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle e ancora la famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione. Se sono stata in silenzio o silenziata, la seconda, risponde Meghan a una domanda di Oprah Winfrey sulla sua esperienza nella casa reale, anche se in principio la regina Elisabetta la fece sentire benvenuta. La duchessa di Sussex rivela poi che lei e Harry si sposarono 3 giorni prima della cerimonia ufficiale. Ci siamo sposati 3 giorni prima del nostro matrimonio, nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l'arcivescovo di Canterbury e ci siamo limitati a dire che questa cosa, questo spettacolo, è per il mondo, ma vogliamo celebrare la nostra unione tra di noi. Meghan racconta che la sua vita all'interno della famiglia reale britannica era diventata così difficile da farle venire pensieri suicidi. Mi vergognavo a dirlo ad Harry. Sapevo che se non gliel'avessi detto l'avrei fatto. Semplicemente non avevo più voglia di vivere. Meghan ha descritto la vita reale come soffocante e crudele. Durante la gravidanza, a causa dell'oppressione della monarchia e degli attacchi continui dei tabloid britannici, i pensieri suicidi erano diventati costanti. Quando chiese a un funzionario della monarchia se potesse ricevere assistenza psicologica, lui le rispose di no, perché non sarebbe stato un bene per l'istituzione. Ha raccontato che per la casa reale era diventata troppo popolare e che l'aveva di fatto relegata in casa, impedendole di uscire. Aveva consegnato le chiavi dell'auto, la patente e il passaporto. Non potevo nemmeno chiamare un Uber a palazzo. Una volta le venne detto che non sarebbe dovuta andare a pranzo con le amiche, anche se in 4 mesi aveva lasciato la residenza reale solo 2 volte. Arriva anche il torno di Harry, sesto in linea di successione al trono d'Inghilterra, ai microfoni della Winfrey. Le parole più forti sono forse per il padre, il principe Carlo. Sono deluso da lui perché dopo la mia decisione di abbandonare la casa reale non rispondeva più alle mie telefonate. Sono deluso perché ha passato qualcosa di simile e sa cosa si prova col dolore. Lo amerò sempre, ma sono successe molte cose che fanno male. Ero in trappola, ma non sapevo di esserlo, prosegue Harry. Intrappolato nel sistema come il resto della mia famiglia, mio padre e mio fratello, sono in trappola. Ce ne siamo andati per carenza di sostegno e di comprensione. Così il principe sintetizza i motivi che lo hanno spinto a lasciare la casa reale insieme alla moglie Meghan, citando inoltre il costante fuoco di fila dei media inglesi. La mia famiglia mi ha tagliato fuori finanziariamente, denuncia poi il principe di Sussex, spiegando che i contratti milionari con Netflix e Spotify non facevano parte del piano quando abbandonarono la casa reale. La famiglia lo ha però tagliato fuori finanziariamente nella prima metà del 2020, costringendolo a trovare assieme a Meghan un modo per pagare le misure di sicurezza revocate da Buckingham Palace. Sono triste che sia accaduto ciò che è accaduto, ma so che abbiamo fatto tutto il possibile per restare nella casa reale, afferma il principe Harry a conclusione dell'intervista. Oh mio Dio, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per proteggerli, aggiunge Meghan.